Welcome on board. Navigando sui gruppi Facebook di Resina mi imbatto spesso in dei post dove ci si lamenta degli aloni sulla superficie e delle striature. Ebbene, come possiamo risolvere questo problema? In modo da evitare poi di carteggiare e lucidare le nostre realizzazioni e quindi ovviamente di perdere tempo. Come sapete, le resine fossiliche soffrono sia dell'umidità che delle temperature basse. E quindi come fare se non abbiamo un ambiente adatto? Possiamo, ad esempio, coprire con una scatola le nostre creazioni, come vi mostro nel video sui DPI. Utilizzando una semplice lampada per incubatrici, che consuma molto poco, se ad esempio l'ambiente in cui riponiamo gli oggetti a polimerizzare non ha comunque una temperatura costante, durante il giorno è più alta e durante la notte è più bassa. Quindi in questo modo la lampada di incandescenza per incubatrici ci consentirà di avere una temperatura uniforme. La cosa importante è che la lampada non irradi direttamente la luce sui nostri oggetti, perché comunque ci sono delle radiazioni ultraviolette che potrebbero comunque danneggiare i filtri. Non lasciate spifferi, poiché non serve. Altrimenti, come possiamo fare? Ci sono sostanzialmente due modi. Il primo è quello, ad esempio, di utilizzare una resina creata appositamente per questo scopo, come ad esempio l'RP700 Winter Rain della Resin Plan. Quindi una resina che non ha problemi di umidità e problemi di basse temperature. Ma di questa ve ne parlerò in un altro video. Guardatelo, perché ho realizzato 3 test e l'ultimo, ad esempio, è in condizioni climatiche avverse, in esterno, con un tasso di umidità del 71-72% e una temperatura di 15 gradi, lasciando sempre gli oggetti all'esterno mentre pioveva. Nonostante questo, le superfici sono perfette e prive di aloni e di striature. In questo video invece vi mostrerò come risolvere questo problema con un semplice elettrodomestico. Un fornetto, anche se in realtà è un essiccatore, semplicemente perché non sono riuscito a trovare un fornetto che partisse da 40 gradi come temperatura di inizio. Anche se è comunque il dato che l'aria circola all'interno, non è esattamente una cosa che mi piaceva. E c'è anche un altro fattore negativo. Essendo un essiccatore, ha praticamente uno scambio d'aria tra l'interno della camera e l'esterno. Quindi comunque vi consiglio di utilizzarlo in un ambiente adatto, oppure in esterno. Perché è un fornetto? Perché la resina epossidica si può tranquillamente cuocere. Ad esempio, io la prima cosa che ho realizzato quando ho iniziato a lavorare con le resine epossidiche è stato esattamente un forno. L'ho creato in esterno, è molto grande, 120x90, sufficiente per fare la post-cottura ai manufatti che creerò appunto per la mia barca. Ma torniamo a noi. A cosa ci può servire questo elettrodomestico? A praticamente renderci la vita facile, perché non avremo più il problema nelle nostre creazioni di aloni o di striature date appunto dall'umidità oppure dalle basse temperature, semplicemente perché andremo a cuocere la resina. Le resine, ad esempio quelle possidiche, sono sostanzialmente dei materiali termoplastici, quindi amano il caldo. Però attenzione, perché se voi per togliere le bolle la riscaldate a bagnomaria, come spesso ho visto in alcuni tutorial, non farete altro che ridurre il pot life e quindi ridurre la possibilità di lavorarla. State attenti perché potreste anche incorrere nel problema dell'esotermia. Quindi il mio consiglio è quello di non riscaldare la resina, ma di miscelarla, degasarla. Se non avete il degasatore potete utilizzare ad esempio uno di questi filtri, quelli per le vernici. Dopodiché, una volta che avete creato il vostro oggetto, non farete altro che riscaldarlo. Io in questo video vi mostrerò l'RP700 della Resin Plan, che è una resina che è stata creata e sviluppata appositamente per i gioielli.
Ma la cosa bella di questo elettrodomestico è che potrete utilizzarlo ad esempio con le resine alifatiche, come ad esempio l'RP500 oppure l'RP550 River, che essendo molto lunghe nella polimerizzazione, in questo modo invece di 2-3 giorni passerete a 2-3 ore, ma utilizzando quelle resine avrete una garanzia contro l'ingiallimento perenne anche sotto il sole e in esterno. Quindi sostanzialmente questo elettrodomestico ci evita il problema degli aloni e ci dà la possibilità di realizzare i nostri oggetti in pochissimo tempo, creando degli ottimi oggetti in resina perché saranno perfettamente polimerizzati. Se non fate questo per hobby, ma vi accingete comunque a creare per lavoro, quindi per vendere i vostri oggetti, vi consiglio di acquistare un qualcosa di più professionale, perché questo qui è semplicemente un essiccatore che ho preso su Amazon e che ho pagato pochissimo, anche perché obiettivamente a me non serve. Dal momento che l'ho comprato, lo regalerò a Silvia per le sue creazioni, quindi per accorciare i tempi. Gli farò però delle modifiche. Come vi ho detto prima, è un essiccatore, quindi non è nato ad esempio per avere questi piani perfettamente in bolla. Ma noi servono i piani in bolla, perché come vedrete più avanti nel proseguo del video, quando ho realizzato ad esempio il coating sul cuore, c'è un punto in cui la resina non c'è andata, perché posizionandolo praticamente non me ne sono accorto, è rimasto in questo modo. E quindi qui non c'è resina, mentre qui ce n'è un pochino di più. Allo stesso modo potrà accadere anche con gli stampi. Quindi avere perfettamente il piano in bolla è una cosa molto importante, altrimenti vi verrà l'oggetto con uno spessore diverso dai vari lati. Non essendo appunto importante come essiccatore avere dei piani in bolla, dovrò quindi modificarlo. Ve lo farò vedere comunque in un altro video dedicato. Quindi dovrò modificarlo prima di doverglielo regalare, altrimenti mi potrà mandare qualche incidente. Ma guardiamo come l'ho utilizzato. Troverete le indicazioni delle temperature e dei tempi nelle descrizioni giù in basso per ogni singolo video, in quanto realizzerò per ogni singola resina il video dedicato. In questo video ho utilizzato, come vedrete più avanti nel proseguo, l'RP700. Ma realizzerò anche il video con l'RP710, con l'RP500, la resina alifatica, e con l'RP550 River, sempre un'altra resina alifatica. Un consiglio per chi non utilizza le resine della Resin Plan: prima di utilizzare il forno, questo elettrodomestico, di contattare comunque il produttore delle vostre resine, in quanto alcune resine potrebbero crearvi poi il problema dell'esotermia perché sono troppo veloci. Se ad esempio non saranno in grado di darvi queste informazioni, potrete comunque partire gradualmente con delle temperature basse, dopodiché ad esempio dopo un'ora o dopo due ore alzare la temperatura. In questo modo vi garantirete di non avere nessun problema di esotermia. Ma bando alle chiacchiere, andiamo a vedere come utilizzarlo. Non fate caso però a che cosa ho creato, guardate semplicemente le superfici, perché è quello comunque lo scopo per cui le utilizzeremo. E quindi, buona visione! This is the blues.
working undercover. Never knew all of the moves. He really had me romping, doing barefoot and stomping. He just kept igniting my fuse. He was blinded by the blackness of my long silk stocking. He was rocking with an optical illusion. And this ain't how I thought it. State of total confusion. He took me for a ride and rattled me down to my shoes. But I found out he was an undercover agent for the blues. Direction, no, I was just an innocent bystander. Just kept getting kinkier, hook, line, and sinker. Just too hard to handle. He took me by storm, and must have been a season for the fools. So bad. Quelli con uno spessore più sottile.